Ed eccoci qui, amici, per un'altra escursione fotografica. E questa volta di neve ne abbiamo tanta, soprattutto bella soffice. Salitino, salitino. Qua c'è l'uscello. Oh, sopra l'uscello c'è l'acqua lì sotto. Iniziamo subito col battezzare questa uscita fotografica. Lavoro con il 14-35 questo giro, perché pensiamo di trovare dei panorami molto ampi. Bella Flavio! Hola. Quanto si sta bene, sì, al sole? Tra l'altro non fa neanche tanto freddo, quindi siamo sui 0 gradi, quindi si sta benissimo. E abbiamo un panorama spettacolare, pelmo. In questo contesto è facile che io mi faccia fregare dalle zone più scure della scena, ovvero gli alberi, la montagna, perché mi concentro su quello, è la parte più importante all'interno del fotogramma, e mi perdo quelle zone un po' più piccole che sono la neve, che è molto illuminata dal sole e rischia di finire sovraesposta. Quindi bisogna che dia un occhio su quel particolare della scena che vado ad inquadrare piuttosto che tutto il resto. E qui non c'è sensore che ti dà una mano. Certo, lavorando in spot, ma comincia a essere un po' complesso e bisogna stare attenti a queste piccole cosette. Insomma, devo stare attento a questa piccola cosa. Non posso nemmeno sedermi perché non mettermi in ginocchio perché sprofondo di brutto. Mi piace questa scena con tutte le cunette formate dai ceppi degli alberi che sono stati abbattuti a seguito del Vaia, e quindi sono tutte cunette con la neve. Qui la parte interessante sono i contrasti, soprattutto. Beh, oddio, non è che ci veda poi qualcosa di estremamente interessante, però dovrò vedere se, ritagliando un pochino, estrapolando una parte del fotogramma, riesco ad ottenere qualcosa di valido. Anche questa prospettiva però non scherza, molto molto interessante anche questa. Qui veramente ovunque ti giri trovi qualcosa di particolare, bello, che merita magari di essere fotografato. Quindi sicuramente qualcosa di buono troviamo. Intanto saliamo, Flavio è già un po' più su e dobbiamo sfaticare un pochino. Per ora ho trovato solo qualche spunto fotografico, non sappiamo di preciso dove va questa traccia, ma la troverai qui sulle note dell'episodio, e andiamo su e vediamo dove ci porta. E mentre saliamo, toc, spot perfetto per una foto qui. Qua era un po' sottoesposta. Bella! Un bel spot da fotografare. Ovviamente lo si fa solo venendo qui a piedi. Faccio foto in orizzontale e in verticale e poi vedo quella che è riuscita meglio a casa. Anche se ho come l'impressione che quella orizzontale sia più idonea a questo contesto. Flavio, dura l'avventura. Ce ne sono ancora. Ultima fatica, andare su qui e dopo avremo i panorami.
Qui ho una bella casetta con dietro, tac, stupenda. Insomma, eccoci qua, ci siamo riposati un attimo e adesso proseguiamo verso il rifugio Città di Fiume. Qui il posto è strepitoso, paesaggi stupendi, però andiamo avanti perché qui ho già fatto foto, vediamo di trovare magari qualche altra opportunità fotografica. Guarda che roba! Wow! E qui si prosegue per il rifugio Città di Fiume. Se vieni dal parcheggio giù è molto più semplice di quella che abbiamo fatto noi, però se stiamo fermi si sente freddo. Altro spot molto carino. Abbiamo anche delle persone lì sullo sfondo che stanno arrivando che ci aiutano a capire le proporzioni. Certo, abbiamo la strada battuta, quindi già quello ci dà una mano, però questi oggetti umani all'interno ti danno decisamente le proporzioni. Il pelmo è talmente grande l'inquadratura. Siamo arrivati, ragazzi. Rifugio Città di Fiume era l'obiettivo che avevamo in mente. Guarda qua che paesaggi, ragazzi. Adesso ci mettiamo lì, pranziamo e ci godiamo il panorama. E adesso, esattamente come ho già fatto, andrò a cambiare l'obiettivo e farò il ritorno con il 70-200 in modo da avere un'altra prospettiva. Qui c'è il rischio sprofondamento perché o stai sul sentiero battuto o vai giù. Lì abbiamo il Monte Civetta, con la bella punta, e Flavio che sta parlando del suo nuovo zaino, sta facendo il video che lo vedrete sul suo canale. E ritorniamo giù con questa giornata splendida, fin troppo una goduria. Esattamente come abbiamo già fatto al ritorno, prospettive differenti, abbiamo delle belle vette da fotografare. Sono a 200 mm 100 ISO f9, sottoesposto di uno stop mi va a un 800esimo di secondo. Questo fa capire quanta luce c'è in questo contesto, veramente tanta. Meno male che mi sono vestito un po' di più per scendere, immaginavo avrei fatto meno fatica, ma avrei avuto più vento. Anche qualche particolare non guasta. Questa non dovrebbe essere male, ovviamente lo capiremo alla fine dell'uscita, quando guarderò le foto tu lo vedrai adesso in diretta. Qui ho uno spot in verticale veramente stupendo. Stesso spot di prima, ma ripreso tra gli alberi. Devo assolutamente andare all'ombra perché quando arriva il sole, vestito così, un caldo boia. Oh, adesso si sta bene. Prima il sole era eccessivo. L'ho fotografato anche prima, però adesso vado giù di 200 mm. Guarda sulla punta il vento che tira, col sole dietro che è già sceso, siamo in ombra, però che effetto strepitoso. Prenderò Flavio che si incappotta, niente da fare. Avvi barra perché c'hai i ramponi con gli spuntoni più lunghi. Cioè, guardate che discesina, eh?
che spettacolo da qua. Eh sì, bravo Flavio. Questa, sotto giù mezzo metro, questa era sfuggita a vista Flavio. La luce che arriva di lato. Bella. E questo spot vogliamo metterlo. Sfrutto il treppiede naturale che è la neve. Opla. Appoggiamo lì la GoPro, fissala. E faccio la foto in verticale. Dubito che con i 70 mm ce la faccia, infatti non ce la farò mai qui. Non so se c'è qualcos'altro da dire, ma guarda cosa ho dietro. È una roba strepitosa. Ed eccomi qui, da dove avevo iniziato. Qui ero partito prima con l'escursione. Ho dietro di me il Pelmo con il sole che sta tramontando, che lo sta illuminando. E secondo me a video non rende quello che è il posto qui in questo momento. Un posto veramente bello, bello, bello. Andiamo avanti, andiamo a concludere questa giornata.